Grazie Presidente, colleghi. Ormai sono più di 4 anni che è cominciata la nostra esperienza in Parlamento, ne abbiamo viste tante. Gli addetti ai lavori, i funzionari, gli assistenti dicono che una legislatura come questa non abbia avuto precedenti. Volevate addirittura trasformarla in una costituente, proprio voi. Siete solo la coda di una serie di abusi ai danni del popolo italiano, fino a quello di non mandarci a votare tra maggioranze ricostruite, ristrutturate, al solo scopo di non schiodare da una poltrona, ma non eravate contenti. Dopo aver inanellato una serie interminabile di fallimenti, ne ricordo alcuni, il Jobs Act, la buona scuola, la legge elettorale, miliardi e miliardi per salvare le banche, la truffa ai correntisti, insomma, non contenti volevate concludere, come si dice a Roma, con il botto. E così avete fatto un bel decreto sull'obbligo vaccinale, che con il clima che c'è nel Paese ha sortito l'effetto quasi ovvio di un boomerang che pagheremo tutti a caro prezzo. Perché vede, Ministro, dov'è il Ministro? Ma mi perdoni, sono le dichiarazioni di voto. Ma si è allontanata un attimo, adesso ritorna. Non c'è, la cioè... facciamo chiamare. La facciamo chiamare. Tanti genitori, tanti italiani che spesso sono distratti, stanchi dai discorsi vuoti di questa politica, hanno drizzato le orecchie. Agli italiani puoi toccare tutto, ma continuano ad avere verso i propri figli quell'immenso senso di protezione che ha reso le madri italiane famose nel mondo, quelle che sanno se il figlio non si sente bene da come piega la testa o solo guardandolo negli occhi. Quelle mamme oggi sono insegnanti, dottoresse, laureate, stimate professioniste che probabilmente hanno avuto il loro bambino ormai quarantenni perché prima non potevano, visto che questo Stato non ha fatto nulla per poter far garantire loro un mondo degno ai propri figli. Ecco, queste mamme, Ministro, questi genitori che si informano, che leggono, che si pongono delle domande, quelli che ho sentito definire vaccino scettici, forse per un eccessivo senso di protezione nei confronti dei propri figli, quel senso di protezione che voi avete etichettato come ignoranza, credulità, dabbenaggine, beh, quei genitori si sono fatte delle domande e lei, Ministro, a quelle domande ha risposto con la delicatezza di un panzer, ha annunciato urbi e torbi che a causa di un'epidemia di morbillo sarebbero stati introdotti 12 vaccini obbligatori, i bambini non vaccinati non sarebbero stati ammessi ai nidi e alle materne. Inizialmente voleva togliere loro anche il diritto dell'istruzione, ma poi la sua collega Fedeli, seduta ora accanto, le ha fatto notare che forse stava un tantinino esagerando. E da allora avete optato per la sanzione ai genitori, ma non una sanzione così. 7.500 euro e se non vaccini ti levo pure il figlio. Voi siete dei pazzi. Dire che ci sono voluti 17 giorni tra l'annuncio del decreto e la sua stampa. 17 giorni durante i quali uno immagina che il decreto sia stato valutato, soppesato, perfezionato, reso impeccabile. Invece nulla di tutto ciò. Ma durante questo periodo gli scienziati che consigliano il Ministro, si convincono che 12 vaccini obbligatori sono troppi, si passa a 10. Forse perché nottetempo la scienza è cambiata? Caspita che scoperte repentine! Contemporaneamente si aggiungono 4 vaccinazioni raccomandate, di cui 2 sono quelle che prima erano obbligatorie. Cosa mai avranno scoperto questi scienziati per declassarli da obbligatori a raccomandati? La riduzione da 12 a 10 vaccini obbligatori dimostra che ciò che era stato propagandato come assoluto, come scienza, per il bene dei bambini, diventa relativo. Allora, perché non 9, 8 o 7? Sottosegretario, io sono curioso. Ho provato di cercare questa risposta, ma non l'ho trovata. Sa, sottosegretario, io sono un medico. E il medico è il primo che deve dare risposte ai cittadini che consiglia di vaccinare. E io ci metto la faccia. Ma lei mi deve dare risposte convincenti. O la faccia con quei genitori, ce la metta lei. Di fronte a un genitore preoccupato, anziché prenderlo per mano ed accompagnarlo in un percorso difficile ma rassicurante, perché si attui quell'alleanza terapeutica tra il cittadino e le istituzioni, voi che fate? Obbligate l'assunzione di una procedura, pena la non iscrizione alla scuola dell'infanzia e sanzionate amministrativamente con 3.500 euro di multa. La qualcosa creerà decine di ricorsi ai tribunali intasandoli. Ce li ricordiamo bene i suoi atti da ministro in questi 5 anni. Ha dedicato la sua attività a nobili cause, come il taglio di 4 miliardi al Servizio Sanitario Nazionale, ha dimezzato le prestazioni in convenzione con il DDL appropriatezza e anche in quel caso ce l'ha un po' per vizio. Aveva cominciato minacciando multe ai medici che avessero prescritto analisi o esami differenti da quelli che lei aveva deciso che servissero. Poi si è dedicata al Fertility Day e quello dovevamo coglierlo ovviamente come un segnale, perché per lei la donna è un ovaio a forma di clessidra che va a tempo e l'uomo
l'uomo è uno spermatozoo sempre attivo fino agli 80 anni. Vaccinate i nostri figli perché potete ricattare i genitori, e non vaccinate invece coloro dai quali vi aspettate un voto. Siete sempre forti con i deboli, ma estremamente deboli con i forti, Ministro. Io non cado nel tranello dei discorsi in merito al fatto che si vogliono salvaguardare i bambini, perché sono padre di due figli e l'amore per i miei bambini è la cosa più grande che un genitore può avere nei confronti dei propri figli. Così come non cado sulla questione che il Movimento 5 Stelle o i movimenti Novax siano i determinanti di quello che è successo nel nostro Paese, perché quello che si racconta sui vaccini in questo Paese è una storia di fallimento di questo Governo e di questo Ministro nelle campagne vaccinali nel nostro territorio. Prima di tutto perché noi abbiamo una sanità che è distrutta, Ministro. I suoi 4 anni e mezzo di ministro, lei si è fatta togliere miliardi su miliardi dalla sanità, dal Fondo Sanitario Nazionale. Non è mai riuscita a intervenire nella conferenza Stato-Regioni, nonostante sbandierato il piano nazionale vaccinale, che è stato ovviamente un fallimento, altrimenti non ci troveremo qui con questo decreto. Questa è una storia di fallimento, perché non è vero che in questo Paese si è persa la cultura vaccinale, come ha detto anche in discussione generale il relatore di questo provvedimento. I genitori vaccinano i propri figli in questo Paese. La copertura vaccinale non è al 3%, non è al 10%, è al 93% per l'esavalente. L'anno scorso era per il 93%, nel 2015, nel 2014 era del 94%, nel 2013 era del 95%, nel 2012 e gli anni precedenti era del 96%. Riassumo, da quando lei è al governo, da quando lei è ministro della sanità, la copertura vaccinale è caduta di 3 punti. Forse incomincio a domandarmi che il problema della sanità nel nostro Paese sia lei. C'è stato risposto che le politiche industriali non favoriscono i vaccini monovalente perché economicamente non convenienti. Per voi i nostri figli si dividono tra quello che vi conviene e quello che non vi conviene. Avete dovuto escogitare il blocco scolastico ed ecco quindi che a fronte di un maggior lavoro degli operatori si sono trovati un po' di fondi, spostandoli però dal fondo dell'offerta formativa. Mi verrebbe da dire, così avremo i figli un po' meno istruiti ma vaccinati. Teniamo in piedi tutto quello che concerne l'anagrafe vaccinale, la farmacovigilanza, ma anche la collaborazione con la scuola per raccogliere più velocemente i dati, considerando che solo oggi, nel 2017, si parla di un'anagrafe nazionale, in maniera tale da garantire che anche nelle classi dove ci siano dei soggetti fragili ci sia la giusta garanzia di tutela. Chiamiamo i genitori che per motivi a voi ignoti hanno ritardato, omesso una vaccinazione. Parliamo con loro e capiamo le loro ragioni ed offriamo ai nostri figli il rispetto che meritano. Scegliamo di accompagnare questi genitori verso la vaccinazione in modo che questa diventi una scelta consapevole, un atto volontario. È la strada della raccomandazione quella adottata in tutti gli altri paesi d'Europa. Abbiamo dei centri vaccinali, dei centri di prevenzione nel nostro paese che sono dei colabrodo, roba da terzo mondo. E lei non si preoccupa di questo. Lei fa un decreto, all'eccezione dell'articolo 1, inserendo l'ovvio. Avere un'anagrafe vaccinale è l'ovvio. Noi abbiamo un'anagrafe vaccinale con le vaccinazioni scritte sui ritagli di giornale. Questo non è un paese serio. E chi doveva renderlo serio dal punto di vista vaccinale, visto che lei dice che sono anni che c'è questo pericolo e c'è questo calo, era lei. E invece non ha fatto nulla per 4 anni e mezzo e arriva oggi imponendo ai cittadini una cosa che poteva essere risolta tranquillamente in altra maniera. E le dico anche perché poteva essere risolta in altra maniera. Perché lei lamenta il fatto che la copertura vaccinale non è al 95%, è al 93% nella corte dei primi 24 mesi di vita. Quei due punti percentuali che ci mancano sono 5.000 persone. Lei mi vuol venire qui a dire che ha bisogno di imporre a tutti i cittadini italiani, a tutti i nuovi nati, delle vaccinazioni obbligatorie perché non è capace di recuperare quella fetta di 2% di cittadini che non vaccinano. Ed ora chiudo dicendo che è il momento che il cittadino sia rimesso al centro. L'ho già scritto nella mozione sugli screening. Bisogna incentivare il cittadino disciplinato, il cittadino che rispetta le regole, che crede nel sociale ed accetta un rischio, seppur piccolo, per una visione sociale.
Cittadino, ripeto, non suddito. Ed è il momento di agevolare una deontologia sociale imperniata sul dovere e la salute da parte del cittadino, da intendersi non come obbligo di legge, ma come un obbligo morale, che in questo tale preclude una scelta libera, responsabile e consapevole. Gli italiani, caro vice sottosegretario, sono pronti. Purtroppo voi no. Voci più autorevoli della mia hanno evidenziato in commissione dubbi su tempi e modi di questo decreto. Hanno sollevato dubbi sulla reale necessità di alcune delle vaccinazioni che lei sta obbligando. Lei si sta assumendo la responsabilità che è di ogni genitore, ossia volere il meglio per il proprio figlio. Io, Ministro, glielo dico. Sinceramente io non credo che lei abbia pienamente compreso la gravità della sua azione, ma ogni padre ed ogni madre che vede qualcun altro scegliere per il proprio figlio sente un brivido lungo la schiena. Io amo mio figlio più di chiunque al mondo e questa è una realtà inconfutabile per ogni genitore. Ogni giorno mettiamo sulla bilancia ciò che riteniamo sia migliore per i nostri figli ed ogni giorno facciamo una scelta. Io ho liberamente scelto, assumendomi ogni responsabilità, di vaccinare mio figlio. Ho scelto pensando che il rischio che correva non poteva equipararsi al beneficio che avrebbe ricevuto. Ma ho scelto io, Ministro. Il nostro voto su questo decreto sarà un voto contrario. Fra qualche mese sarà eletto un nuovo Parlamento. Io la prego di non farsi ricordare. Grazie.